guida, sono una geologa e sono consigliere dell'Ordine dei Geologi del Lazio. Sono un'esperta di difesa del suolo, quindi di rischio idrogeologico. Il rischio idrogeologico nel Lazio è molto esteso, infatti nel 98% dei comuni c'è almeno un'area a rischio di frana o di alluvione molto elevata. Queste aree interessano il 7,6% della superficie regionale. I cittadini esposti sono circa 350.000, esposti a una qualche forma, diciamo, che vivono in aree allagabili oppure esposti a frane, a pericolo di frane. Dal 1998 al 2009 sono stati finanziati nel Lazio 204 interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi 184 milioni di euro, a fronte di richieste di 700 milioni di euro. Quindi questo fa capire come il problema è difficile da risolvere esclusivamente da un punto di vista di interventi strutturali. Occorre adoperarsi anche per misure non strutturali, quali sono i piani di protezione civile, la informazione alla popolazione, la comunicazione alla popolazione manca molto e sicuramente rientra tra i compiti delle amministrazioni locali, il sindaco in primis, ma anche a salire ovviamente anche gli amministratori regionali dovrebbero occuparsi di informare la popolazione che vive in queste aree a rischio e non lo sa per la gran parte dei casi. E noi nel Lazio ovviamente, tra l'altro, c'è una carenza nell'ente regionale della figura professionale del geologo, che è quello più ovviamente indicato per occuparsi di queste situazioni, perché conosce molto bene il territorio e la sua evoluzione. Perché le frane e le alluvioni comunque sono un'evoluzione naturale del territorio che quando si viene a scontrare con la presenza di beni ovviamente umani, di antropizzazione, ovviamente per noi a quel punto costituisce un rischio. Però bisogna mediare tra queste due cose, cioè sì, mettere in sicurezza la cittadinanza, ma anche cercare di lasciare ai fiumi la possibilità di espandersi o ai versanti la possibilità di evolvere. In questo senso, ad esempio, sarebbe auspicabile che il nuovo governo regionale si preoccupasse, come ha già fatto la Toscana, di promulgare una legge che vieti praticamente di mettere in sicurezza aree a rischio molto elevato di esondazione per poi edificarvi, perché quello che abbiamo visto è che comunque il rischio zero non esiste. Prima o poi, se il fiume ha interessato una certa area, tornerà ad interessarla perché magari si rompe l'argine, quello che stiamo vedendo ultimamente, o perché comunque ha capacità, necessità di espandersi l'acqua, da qualche parte deve andare. In questo senso, ad esempio, Roma è tutelata dal punto di vista delle alluvioni dall'area che sta subito a monte, quella di Monterotondo, la piana di Monterotondo, di Castelnuovo di Porto, in cui l'acqua può ancora esondare perché non è stata realizzata nessuna struttura, nessun edificio, quindi non è stata impermeabilizzata, quindi l'area ancora può espandersi. Questo mette in sicurezza la città di Roma. Quindi bisogna intervenire nella pianificazione perché un grave errore sarebbe ad esempio edificare quell'area perché a quel punto l'acqua non potendo più uscire lì uscirebbe sicuramente subito a valle inondando la città di Roma. Perché il consumo di suolo, abbiamo visto anche oggi in questo evento, è assolutamente di sopra di qualsiasi altra nazione europea in Italia. Bisogna comunque ottenere anche delle mediazioni per consentire anche comunque alla popolazione di vivere, di abitare in un certo territorio. Nell'ultimo triennio il Ministero dell'Ambiente e la Regione Lazio hanno finanziato un programma di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in tutto il territorio regionale di 120 milioni di euro. Questi interventi adesso sono in itinere. Però si riscontra una certa difficoltà nel realizzarli perché sono, diciamo, opere un po' particolari, non è come costruire un edificio.
ci vogliono delle professionalità specifiche che spesso non ci sono. In regione, ad esempio, sono carenti, come dicevo prima, i geni civili regionali non hanno in organico neanche un geologo e i geni civili devono valutare i progetti, ad esempio, per le autorizzazioni sismiche, per le costruzioni in zona sismica. È assurdo che non ci sia neanche un geologo, noi questo l'abbiamo fatto presente più di una volta. E poi un'ultima cosa che è molto importante, bisogna riportare i tecnici funzionari dell'amministrazione sul territorio, perché c'è stata una migrazione verso gli uffici, diciamo, che ha tolto risorse dal territorio. Il territorio va monitorato, queste persone che tra l'altro hanno anche spesso le competenze devono tornare a verificare sul posto quali sono le situazioni, per intanto informare i cittadini se c'è una questione di pericolo, ma poi anche per gli interventi di manutenzione. La manutenzione va assolutamente fatta, quello che noi vediamo ultimamente è quello che succede spesso, perché i fossi non sono più mantenuti, quindi ad esempio vengono trasportati rifiuti o tronchi che poi occludono le luci dei ponti e quindi poi l'acqua esonda. Quindi questo è tutto perché non c'è più la presenza sul territorio. Tendiamo, insomma, diciamo, il lavoro adesso è diventato d'ufficio, ma non può essere un lavoro d'ufficio. In questo campo bisogna tornare a presidiare il territorio.